Vangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 25. Il Vangelo del medico dell'Apostolo Paolo, questo evangelista Luca. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, e gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: «Ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele, e per essere segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Amen. Benedetta la sua parola. Cantiamo quest'inno numero 263. L'aria che respiro
anche, e questa legge, a questa legge fu sottoposto anche Gesù Cristo, perché lui non era esente dalla legge, anzi è venuto per ubbidire alla legge, per soddisfare tutta la legge, è vero? E per darci tutta la grazia possibile e immaginabile, per liberarci dalla schiavitù anche della legge, nel senso che era fatto, nel senso che ogni persona guardava la legge come un accusatore, perché la legge rivela a noi il peccato. Invece Gesù Cristo è venuto con la grazia e con la grazia ci aiuta ad ubbidire alla legge. Ecco perché la presenza di Dio più aumenta nella nostra vita, più è facile ubbidire, è vero? Più stiamo vicino a Lui, più abbiamo comunione con Lui, più ci è piacevole ubbidire a Dio. E anche 2000 e passa anni fa, due personaggi estremamente importanti come Giuseppe e Maria si recavano al Tempio per offrire il sacrificio previsto per il primogenito maschio dopo la circoncisione. All'ottavo giorno Gesù fu circonciso come tutti gli ebrei e poi dopo fu portato, entro 40 giorni fu portato al Tempio dal sacerdote che doveva presentare il Messia al Padre Celeste. Ora c'era un uomo e io vorrei parlarvi proprio di quest'uomo, Simeone, un uomo anziano. Noi diciamo sempre il Signore benedica i giovani. Ma perché, fratelli? Perché per un motivo molto semplice, perché i giovani sono più deboli, sono più soggetti agli input di questa società e sono variabili, sono ancora devono formarsi, va bene? Allora noi vogliamo che i giovani siano benedetti, però dobbiamo riscontrare anche che ci sono persone anziane, sia come Simeone, Anna, se leggete a casa, 84 anni, che erano persone estremamente benedette e che erano una benedizione per i bambini di allora, è una benedizione per tutti, come dice la parola di Dio, che i vecchi sono una benedizione, gli anziani sono una benedizione per i giovani, d'accordo? Perché questo non fa altro che arricchire la loro vita di esperienza. Ora c'era un uomo, Simeone, anziano, il quale sostava e presso il Tempio, cioè cosa gli era stato rivelato a lui? Non da uomini, perché può darsi che mo qualche uomo ti riveli qualcosa e può essere sia vero che falso e dobbiamo anche vedere quanto sia vero e quanto sia falso, va bene? Quest'uomo aveva una qualcosa di particolare, aveva ricevuto la rivelazione direttamente dallo Spirito Santo, cioè non c'era nessun uomo tra Simeone, era vecchio Simeone e Dio gli parlava, quindi era rimasto fedele. Quindi Dio parla ai giovani, parla ai vecchi, Dio parla a tutti, non c'è nessuno che esente dal sentire la voce di Dio. Quest'uomo mosso, a cui lo Spirito Santo gli aveva detto: tu non morrai fino a quando non incontrerai il Messia. Ora, quanto tempo aspettò Simeone? Noi non lo sappiamo. Quanti pensieri ebbe Simeone? Noi non lo sappiamo. Aveva figli? Noi non lo sappiamo. Aveva famiglia? Noi non lo sappiamo. Ma quello che sappiamo è che Simeone rimase fedele alla parola che Dio gli aveva detto. Rimase fedele. Dio gli aveva detto: tu vedrai il Messia, e lui rimase fedele ed ogni giorno si svegliava con quel pensiero. Quest'uomo aveva nel cuore il senso della fedeltà, il senso di appartenere a Dio, il senso di aspettare la rivelazione di Dio che si concretizzasse, non una parola, sapete, una parola volatile, le parole che si dicono e poi non si materializzano mai. La parola di Dio è concreta. Quando il Signore disse sia la luce, non è che disse sia la luce e poi ci vuole, no, sia la luce fu. Quando disse la terra, i fiumi, lui creò tutto con la sua parola, perché la differenza del nostro Dio è che quando Dio parla le cose le fa, è vero, non è chiacchierone, non è le cose, non è che le dice, le ridice, lo faccio, te lo prometto, te lo ridico 100 volte, no, lo dice una volta e la cosa è fatta. È così
quest'uomo credette a quello che il Signore gli aveva rivelato e stava lì fedelmente ad aspettare. E io immagino, e questo lo posso immaginare, ogni coppia che venivano magari coppie come voi, cioè questo è il Messia, e poi il giorno dopo ne veniva un altro, e poi due o tre, vabbè, appena arrivava la femmina lo scartava, perlomeno era aiutato in questo, è d'accordo? Allora, ognuno che veniva, lui si metteva, non glielo poteva dire nessuno, non poteva dirglielo nessuno a lui, doveva sentirlo dentro. Dio parla ai cuori di tutti gli uomini, di tutte le donne. Noi a volte vogliamo la verità degli uomini, chiediamo Signore, oppure andiamo da un uomo, venite dal pastore, dagli anziani, andate da qualcuno. Ma fratelli, ma quelli che ne sanno? Cosa ne so io? Al limite sì, ti do un consiglio secondo la scrittura, prego per te, perché così dice la parola, che noi possiamo benedire gli uomini, possiamo benedire, possiamo pregare, intercedere, ma alla fine, fratelli e sorelle, è la tua esperienza personale con Dio, è quello che tu senti, è quello che hai realizzato, è quello che decidi di vivere, anche quando non vedi. La fede, sapete quando comincia? Quando tu cominci a non vedere niente. In quel momento tu dici, ho fede che questo accadrà, il Signore mi ha parlato e rimango fedele alla parola che mi ha dato. Oggi la parola fedeltà non esiste, eppure fratelli, faccio un esempio, siamo fedeli alla squadra, se cambia allenatore sei sempre nonno, sei sempre tifoso del Napoli, certo, no, quando uno è tifoso rimane, quando uno è fedele rimane fedele, puoi litigare con tuo marito, ma tu devi rimanere fedele, possiamo litigare con gli amici, ma dobbiamo rimanere fedeli. Questo è il senso, la fedeltà non è quando tutto va bene, è quando va male, è là che si dice io mantengo la posizione, d'accordo? Vi immaginate, fratelli, se voi vi piacerebbe avere un capo nel lavoro che sia infedele, instabile, o avere una persona a fianco, cosa desideri per Filippo tu? Desideri che un giorno incontri una donna stabile, vero? Non una donna che oggi dice ti voglio bene, domani dice non lo so, ma no, vuoi una persona che sia fedele, fedele nei principi, fedele nelle scelte, fedele nel seguire quello che ha dato una parola e la mantiene, quella fedeltà di mantenere un rispetto. Quest'uomo ha una certa età e rimane fedele a Dio aspettando una cosa, fedeli, lui conosceva Dio. Sì, conosceva Dio, conosceva le scritture, sapeva che aspettava il Messia, ma lui voleva essere consolato. Non gli bastava solamente sapere di conoscere Yahweh, non gli bastava conoscere tutti i testi sacri, non gli bastava stare al Tempio, voleva prendere nelle braccia il Messia, Gesù Cristo. Beato queste anime che non si accontentano del sapere, oppure di una conoscenza mentale, ma che vogliono toccare con mano la presenza di Gesù Cristo. È vero, lui poteva anche dirsi sono soddisfatto, sto tutti i giorni in chiesa, vedo la gente andare lì, sto qui, vedo i sacerdoti, non era sacerdote lui, è vero, vedo questo, vedo quello, no, io voglio essere consolato. E come dire, io stamattina sono venuto qui, sto bene, ho cantato, ho pregato, ho ascoltato le preghiere, farò la presentazione, Signore, ma io ho bisogno della tua consolazione, io voglio te, voglio sentire di più di te nella mia vita, voglio sentire te che mi scuoti, voglio sentirmi umiliato da te, perché so che davanti a te mi devo per forza umiliare, d'accordo? Allora, lui era stato mosso dallo Spirito Santo, gliel'aveva rivelato, e quel giorno vede passare due persone normalissime, Giuseppe e Maria non avevano aureole in testa né il manto azzurro, né avevano vestiti particolari, anzi erano persone modeste, non portavano l'agnello come i più ricchi, come dice nel Vecchio Testamento, portavano due tortore, è vero, quindi non c'era niente che mettesse, sai, in risalto, che sottolineasse la presenza di una persona particolare, magari altri ricchi andavano vestiti in pompa magna, avevano chissà grandi vestiti, portavano il loro primogenito, queste erano persone normali, però queste persone normali portavano un bambino eccezionale, che chissà loro come vivevano questo fatto, perché lo sapevano tutte e due, l'angelo era apparso a Giuseppe ed era apparso a Maria,
È vero, sapevano che era straordinario, ma non sapevano quale straordinarietà potesse un giorno fare. Allora, quando arriva all'altezza di Simeone, questo vecchio rispettoso, è vero, lo immagino rispettoso, solenne nel suo fare, lo speciale dice: è quello lì, è quello lì, è quello lì. È vero, come dentro di te, quando qualcuno ti dice: è quello lì, è lui, è il Signore. E allora non è molto educato, e non fa niente se qualcuno non è molto educato, se vuole Gesù. Le forme non ci interessano, sono le forme, ne siamo sazi. Tutti quei salamelecchi: buongiorno, come sei bello, come stai bene. Noi vogliamo Gesù Cristo, la verità. È vero, colui che dentro ci parla, che ci scava, che ci dà gioia vera, non quell'effimera del complimento, ma la gioia di appartenere a lui. E allora, senza molta educazione, ma con molta gentilezza, posso immaginare, si piglia questo bambino. Oggi qualcuno direbbe: ma che vuole questo? Ma che ha fatto? Ma il vecchio fosse per caso qualcuno, strano. Si prende questo bambino ed è consolato. Cioè, lui si, guardate, lui non solo si consola perché ha visto il Messia, ma si consola per quello che farà il Messia. È come se io mi consolassi non solo di quello che Gesù ha fatto per me, ma quello che farà per i tuoi figli, per i miei figli e per i figli dei miei figli. Noi possiamo consolarci in Gesù Cristo per tutte le benedizioni che verranno. E noi a volte ci perdiamo questa gioia, questa consapevolezza, perché guardiamo più le difficoltà che le benedizioni di Dio. Allora guarda, dice: ora il Signore lascia che il tuo servo muoia in pace, è disponibile. D'accordo? Qualcuno potrebbe dire: grazie, è vecchio. No, qua nessuno vuole morire, fratello, e a tutti dispiace, compreso me, state tranquilli. Allora, però, lui era nella consapevolezza: finalmente si realizza la promessa di Dio. Dio mi ha detto una cosa e l'ha mantenuta. Sapete cosa succede quando si realizza una promessa di Dio? È che tu ti senti parte di lui. Dio sono suo figlio, faccio parte del suo piano. Quando Dio ti risponde a una preghiera, al di là della risposta stessa, ti senti parte integrante di lui, che è più bello. Allora dice: ora lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola. E lui non andava contro la sua parola. Tu hai detto questo, a me piace obbedire alla tua parola. E allora cosa fa? Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. D'accordo? Allora i suoi occhi vedono questo fanciullo, in questo fanciullo vedono la salvezza. Voglio andare avanti. Che hai preparato davanti a tutti i popoli. Lui riceve la rivelazione non solo per gli ebrei, non solo per i giudei, ma che tu hai preparato. Lui si rallegra che Gesù è per tutti, che Gesù è per tutti i popoli, sia essi che siano in Africa, in India, in Giappone, in tutti i posti del mondo. Gesù è per tutti, è per tutti, è la salvezza. Non c'è un solo nome davanti al quale si dovrà piegare le ginocchia in cielo, è Gesù Cristo. Non abbiamo i dei dell'Olimpo, abbiamo uno solo che è sul trono, l'agnello di Dio. Questo dice la sua parola, e davanti a lui ogni ginocchio si piegherà. Benedetto chi le piega in questo tempo. Anzi, ho visto lì sott'occhio, ho visto Gaetano. Sei tu Gaetano? Perché so che tu hai accettato il Signore, è vero. Beato te, e benedetto sia il Signore che ti ha toccato il cuore, è vero. Perché il Signore è per tutti i popoli, ed è anche per stamattina, per chiunque. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Allora, che hai preparato davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Allora Gesù è la nostra gloria. Quando noi parliamo di Gesù, noi non parliamo di una religione, noi non parliamo di uomini, noi parliamo di un vero uomo, di un vero Dio. Noi non dobbiamo, quando parliamo di Gesù, parliamo di colui che è perfetto, che ha mantenuto ogni promessa, che sulla croce ha detto: Padre, perdona loro, che si è presentato a Dio e che ha ricevuto il battesimo da Giovanni Battista, si è sottomesso, lascia che si adempia ogni giustizia, non ha mai abusato della sua autorità, ma ha servito l'uomo e la donna fino all'ultimo. Anzi,
voglio dirvi una cosa alle sorelle. No, io penso che le sorelle dovrebbero amare più di noi Gesù, perché come ha servito le donne Gesù, nessuno le ha servite. Nessuno. Anche perché nella Bibbia molto spesso la donna è raffigurata come se fosse la Chiesa, perché è la sposa di Cristo. Ma lui ha riabilitato, non è stato il movimento femminista nell'Occidente, è stato il cristianesimo, è stato Gesù Cristo che ha rialzato la donna e l'ha messa allo stesso livello dell'uomo. È vero, è stato lui col suo modo di fare, con le sue gentilezze, è stato lui che è sceso davanti all'adultere e si è piegato fino a terra. Nessuno prima di lui, e ancora oggi c'è questa difficoltà, nessuno è stato come Gesù. E lui dice: luce per illuminare le genti. Allora, sicuramente Antonio e Rita desiderano che un giorno non solo Mario ma anche Filippo riceva la luce per illuminare la gente. È vero, lui, perché anche, e fate bene, li manderete a scuola, studieranno, faranno il liceo, l'università, saranno dottori, non lo so, ingegneri, ma senza Gesù non c'è luce, ossia non capirai mai la bontà, la fedeltà, il principio, non capirai mai l'invidia, non capirai mai la grandezza dell'universo, perché Gesù è la luce che illumina ogni uomo. Senza Cristo non c'è luce, è per Cristo che comprendiamo noi stessi. Fino a quando non c'è Cristo, noi ci giustifichiamo sempre, troviamo sempre, come noi diciamo spesso, la pezza a colori per ognuno di noi, o come il gatto, cadiamo sempre con le quattro zampe a terra. Ma davanti a Gesù Cristo ognuno di noi sapete cosa deve fare? Signore, abbi pietà di me. Ognuno, perché nessuno potrà dire davanti a Cristo: io sono perfetto, io sono preciso. Tutti dovranno chiedere perdono davanti a Lui, perché Lui ci ha creati e perché Lui ci ha redenti. Ora, Simeone riceve anche una parola per coloro che vogliono conoscere i pensieri dei cuori. Molto spesso le persone pensano di conoscere altre. Dirò solo una cosa in questo: è difficile conoscere gli altri, perché per conoscere gli altri una spada ti deve trafiggere il cuore, ossia devi sentire il dolore degli altri. È troppo facile parlare tante volte delle cose degli altri, di cosa sta succedendo a Tizio, a Caio, ma quando tu vuoi ricevere oppure vuoi capire cosa si sta passando, solo il Signore ti rivela quello che un altro sta vivendo in quel momento. E così, padri, madri, se volete conoscere i vostri figli, avvicinatevi a Gesù Cristo, perché solo così potrete conoscerli e aiutarli meglio. È la rivelazione di Dio che ci aiuta in tutto. Ora quest'uomo fa una cosa, è strano, qui c'è il padre putativo di Gesù, colui che lo cresce amorevolmente, Giuseppe, c'è la madre. Ma Simeone fa una cosa che forse molti non ci fanno caso: lui benedice tutte e due, lui benedice tutte e due, è vero, è una persona anziana, è un vecchio, ha ricevuto la rivelazione e li benedisse, d'accordo? Qui vediamo che un uomo semplice ha benedetto due personaggi importanti, perché avevano bisogno di essere benedetti, e perché in verità, dice la scrittura, l'inferiore è benedetto dal superiore. In quel momento Simeone rivestiva un momento sacerdotale nelle mani di Dio e presentava lui stesso i genitori, li benedisse affinché nel prosieguo della vita e nella crescita di Gesù Cristo loro potessero ricevere assistenza e guida da Dio tutti i giorni. Noi abbiamo bisogno di persone che benedicano la nostra vita. E quest'uomo fermò Maria e Giuseppe, ringraziò Dio, era felice, si adempì la sua promessa e benedì i genitori. E noi non solo vogliamo presentare il piccolo Filippo, ma vogliamo chiedere a Dio di benedire anche Rita e Antonio, che dovranno crescere
e accudire i figli secondo la parola di Dio, così come prevede la scrittura. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?